La storia delle ragazze yazide del campo profughi di Kanke è una storia davvero bella e drammatica. Per questo abbiamo voluto raccontarla in un documentario, la cui realizzazione è iniziata in occasione dell'inaugurazione della mostra delle loro fotografie presso il Museo Nori de Nobili di Trecastelli. Presenti all'inaugurazione la senatrice Silvana Amati e il presidente del Consiglio regionale Mastro Vincenzo, nonché molte altre personalità politiche e del campo dell'arte e della fotografia. Molto preziosa e coinvolgente la testimonianza della ministra Roberta Pinotti. Diciamo che è stata una bella collaborazione fra il Ministero degli Esteri e della Difesa, perché il corso l'ha finanziato il Ministero degli Esteri, ma la mostra delle fotografie, quindi le foto e il fatto di poterle portare per tutta Italia è stato un lavoro invece fatto come Ministero della Difesa. È tutto un progetto che parte da donne, si propaga attraverso le donne, perché comunque anche la diffusione sul territorio è avvenuta perché noi abbiamo fatto un incontro con alcune senatrici, alcune parlamentari e le ragazze yazide quando sono venute in Italia, e proprio da questo incontro è nata l'idea di far girare la mostra e di poterla portare in tutta Italia. Quindi che oltre a questa adesso ci sia l'idea di un documentario e quindi in qualche modo che si propaghi questa solidarietà fra donne, mi sembra una cosa molto bella. L'iniziativa nasce casualmente, almeno come idea poi di diffusione in Italia. Io ero in visita al nostro contingente in Iraq, ero nella zona curda, sono quindi andata a visitare sia Erbil che Mosul e sono andata a visitare dei campi profughi. In uno di questi c'era un gruppo di ragazzine yazide che mi avevano presentato il loro progetto. E l'animatrice, diciamo la responsabile del progetto, mi aveva spiegato che era tale l'orrore che queste ragazze avevano visto e vissuto che avevano cercato qualcosa che le facesse uscire dall'orrore che avevano vissuto, e quindi avevano pensato a un corso di fotografia in cui loro potessero, attraverso la macchina fotografica, riprendere immagini, volti del loro popolo, fosse un modo per riportarle alla vita dopo gli orrori che avevano vissuto, perché si trattava di ragazzine molto giovani del popolo yazido che erano state dalla prima invasione dell'ISIS diventate schiave, passate diciamo da un uomo all'altro, ragazzine molto giovani, 15, 16, 17 anni. E mi hanno accolto in questa tenda vestite con diciamo i loro vestiti tradizionali, mi hanno spiegato il loro progetto e mi hanno raccontato insomma come le foto, come le hanno fatte, e ho rivisto nei loro occhi la voglia di vivere, quella voglia di vivere che invece non riuscivo a vedere, spero che adesso l'abbia ripresa un'altra ragazza yazida che era lì presente quando io ho incontrato loro. Era una ragazza di 16 anni, è stata rapita e tenuta in prigionia per un anno e mezzo, aveva provato più volte a scappare ma tutte le volte era stata ripresa e picchiata. L'ultima volta, insieme a due sue amiche, erano riuscite a camminare tutta la notte, a vedere le luci dei peshmerga, quindi delle truppe curde, ma nell'ultimo passaggio sono saltate su una mina e le due ragazzine sono morte, e questa ragazza era sfigurata, aveva perso la vista. E quindi ho visto come questo progetto potesse effettivamente, di fronte a quell'orrore, essere un'occasione per riprendere in mano la loro vita. E quindi mi ha molto colpito anche da un punto di vista emotivo, mi è sembrata un'idea molto bella, e allora ho pensato come potevamo valorizzarla in Italia. E così è nata l'idea della mostra che abbiamo tenuto inaugurato a Roma per la prima volta al Maxi, ma che adesso è disponibile per tutte le città d'Italia. C'è richiesta e la continueremo a far girare, peraltro per queste ragazze sono nate anche delle occasioni di studio, mi sono state fatte proposte per poter studiare all'università, quindi abbiamo creato comunque molte sinergie positive anche con le università, oltre che con i territori, e credo che queste ragazze siano molto contente perché hanno imparato
a fare fotografie, ma vogliono capire come continuare. Quando sono venuti in Italia, le abbiamo portate anche a visitare delle redazioni di giornali, insomma, comunque ad avere dei contatti, perché questa loro capacità che loro adesso hanno possa diventare anche un'occasione di lavoro, di professionalizzazione. La mostra Un passo verso la rinascita è stata ospitata in 3 sale del Centro Studi sulla Donna nelle Arti Visive Contemporanee. Nella prima sala, molti scatti illustrano scene di vita quotidiana all'interno del campo profughi di Kanke. E tra queste una donna incinta che vive la sua difficile condizione e la nascita del suo bambino. Ma c'è anche la morte, con immagini di una donna anziana malata che spera invano, prima di morire, di poter tornare al suo paese natio. La seconda sala è dedicata più alla dimensione della sacralità. Gli Yazidi sono un'etnia curda e la loro religione è antichissima, risalente ad oltre 4.000 anni fa. Bellissime immagini ritraggono il tempio di Larish, dove loro vanno a pregare. L'immagine di un bambino ritratto in abiti tradizionali. Ci sono scene di festeggiamenti di un capodanno e foto in cui le ragazze si ritraggono con le mani unite in segno di unione del proprio popolo. L'ultima sala è dedicata ad immagini che ritraggono ragazzi e ragazze intenti a lavorare, ma anche immagini di svago e di gioco. Le ragazze, nonostante la loro condizione, sono comunque ragazze come tutte le altre, che giocano, ridono, hanno sogni e complicità tra di loro. Il percorso della mostra si chiude con una bellissima immagine di una ragazza yazida che guarda verso l'orizzonte. Un passo verso la rinascita, ma soprattutto un passo verso l'emancipazione.